Edirama, scusi, può spiegare cosa sta succedendo qua? Ma sta succedendo qualcosa che non può mai succedere in un paese che è membro della NATO e che cerca la via dell'Europa da 20 anni, dopo la caduta di un regime dittatoriale che è stato il più brutale nell'impero comunista, a causa oggi di una sofferenza enorme per delle ragioni che sono semplicissime: libertà di voto violata, libertà di comunicazione violata, libertà di concorrenza violata, libertà di ogni tipo fuori dalla corte di un potere corrotto. Perché la manifestazione di ieri è finita così tragicamente, così male? Perché, come testimoniano le immagini ormai viste da tutti, non solo in Albania ma in tutto il mondo, una manifestazione che era molto, ma molto più pacifica di certe manifestazioni a Roma, a Parigi, a Londra, ad Atene, è diventata un macello a causa di questo potere corrotto che ha usato le armi da fuoco, tirando su la gente inerme come se fosse tirando su un bosco a caccia di animali. È esattamente quello che succede, esattamente quello che il mondo deve vedere, esattamente quello che deve cambiare in questo paese. Cosa succederà alla manifestazione di domani? Ma domani sono funerali in delle aree molto sensibili. Noi siamo calmi, cerchiamo di calmare la gente, perché la nostra via non è la via della violenza per il potere, ma è la via della espressione democratica di una rivolta legittima per limitare questo potere che ha rubato le elezioni per rubare l'Albania. Il Premier Berisha ha annunciato un'altra manifestazione invece per mercoledì, una manifestazione contro le vostre violenze. Scusi, solo questo. Faceva lo stesso Enver Hoxha per celebrare le sue vittorie, i suoi trionfi contro i nemici, faceva lo stesso il suo successore Hamid Aliyeh quando il suo regime era ormai finito, organizzando manifestazioni, faceva lo stesso Milosevic, facevano lo stesso tutti i dittatori dei Balcani, facevano lo stesso tutti i dittatori comunisti. Secondo il vecchio detto, forche, feste, fame.